Non perdete domani in edicola lo speciale di Oggi, il settimanale delle famiglie italiane dedicato ai 70 anni del Festival di Sanremo, la storia, gli aneddoti più gustosi dei brani davvero memorabili, tutti i vincitori, gli scandali, le polemiche. Amadeus, come sapete, sottodire, la kermesse è già travolta dalle polemiche ed è subito bufera anche sul conduttore dopo la gaffe maschilista. In questi giorni lui ha detto: in realtà volevo fare un complimento. Ci colleghiamo con il direttore di Oggi, Umberto Brindani, per capire che aria tira e quali sono gli ingredienti di questo speciale in edicola domani. Direttore, buona giornata, benvenuto. Buona giornata a voi e complimenti, perché se non sbaglio siete ancora la prima radio d'Italia, secondo i dati non di sbaglio, ieri, vero? Confermiamo tutto, grazie, confermiamo, direttore. Grazie direttore, davvero. Come allora, oggi grazie. È un punto di riferimento da decenni, come ci ha ricordato Pierluigi, per le famiglie italiane, ma è vero. Da 80 anni. I ricordi delle nostre famiglie, poi ci arriviamo. Senti un po', direttore, però dai, non esiste Sanremo, grazie al cielo ci sono un po' di polemiche, ci possiamo divertire, possiamo occuparci di cose... Dice vabbè. Intanto ci tenevo a dirvi, per rispondere anche alla domanda di Pierluigi, che appunto domani esce questo speciale dedicato ai 70 anni del Festival di Sanremo, e abbiamo pensato di farlo selezionando a nostro insindacabile giudizio le 70 canzoni memorabili di questi 70 anni, che non necessariamente sono quelle che hanno vinto le varie edizioni del festival, per cui troverete in questo speciale 70 storie di canzoni che sono pronto a scommettere tutti conoscono, qualche volta le cantichiamo sotto la doccia, da Nel blu dipinto di blu fino a Con te partirò, e insomma, quindi abbiamo questo bellissimo racconto cartaceo. Brindani, ti interrompo 10 secondi solo per dire a Giusy, quelle informazioni di servizio in diretta. Giusy, abbiamo la linea diretta di domani mattina. Sì? Leggiamo Oggi e facciamo le 70 canzoni di oggi commentate dal pubblico tra le 6 e le 7. Scrivo, mi segno, mi segno. Io voglio, sì, però, perché, scusami, direttore. Anche perché 70 canzoni. Ne mancano comunque alcune, perché sono più di 70 le canzoni memorabili, ovvio, quindi ovvio. Ci saranno sicuramente quelli che dicono: ah, non avete messo questa, e noi li registreremo, caro Pierluigi. Ma quello è il gioco. Senti, io voglio conoscere uno che sotto la doccia canti cosa? Con te partirò. Io lo voglio vedere. Beh, perché no? Lo voglio vedere. Ma perché? È molto carino, è anche idea. Ma mica, certo, mica come ti immagini la moglie. No. O il marito. La moglie dice: caro, forse dovevi cantare nella vita. Sì. Direttore, io sono affascinata dal tuo salvare il soldato Amadeus. Che ci dici? No, è così, poveraccio. Cioè, voglio dire, credo che tutti siamo d'accordo sul fatto che è una persona per bene, è una persona normale, una persona come tutti noi, non è un divo, non è una star internazionale. Come diremmo RTL, è un very normal people, direttore. Bravissimo, non è uno che se la tira, eccetera. Per cui lui se ne è uscito con questa frase, diciamo infelice, però insomma è stato messo in croce assolutamente per nulla, insomma, poi ha spiegato quello che voleva dire, il passo indietro, non il passo indietro, il sessismo, il maschilismo. Nell'intervista che ci ha concesso, che uscirà domani invece sul giornale normale, diciamo, lui dice: ci sono state tante cattiverie contro di me, mi hanno accusato come uomo, insomma, quindi lui ci è rimasto male, è stato difeso da pochi, e credo che questo sia, come dire, un sintomo di una, come dire, di una certa situazione che c'è in Italia di eccesso, insomma, di estremizzazione di tutto. Senti Umberto, io devo dirti la verità, forse perché sono un tradizionalista, un po' Ticaia e Petrella, si dice a Roma, cioè comunque insomma non amo il mondo digitale, vivo in un'era analogica, insomma sono fuori sincro, ma devo dire che la reunion dei ricchi e poveri, Rita Pavone e Albano e Romina mi danno una soddisfazione incredibile. Aspettiamo di vederli. Albano e Romina abbiamo anche, ma quelli ormai li conosciamo, la reunion di Albano e Romina è, come dire, ciclica, questi quattro che tornano dopo le storie sentimentali che insomma che avevano rovinato il gruppo sono da vedere, insomma, e resistono anche loro dopo tantissimi anni, quindi sì, sono d'accordissimo con te, io sono anticaglia e Petrella come te. Bene. La reunion peraltro è un vizio che noi in Italia abbiamo preso pari dal mondo anglosassone, pensate che si sono riuniti tutti
Yuhu, citerò, come tanti altri gruppi che fecero la storia della musica fra i 60 e 70. Questo, ahimè, non sto parlando delle reunion di Sanremo che sono pensate molto per il festival, in generale dà molto da pensare sulla musica di oggi, perché se c'è questa voglia di reunion di gruppi che magari non fanno più un disco da 30, 40 anni, o addirittura dice. 50 anni, c'è un po' una riflessione da fare, ad esempio nell'universo rock. Un altro giorno, Umberto, tu se sei anche un pochino rock, oltre che Anticaglia e Petrella, una mattinata, una chiacchierata sulla musica ce la facciamo, se ne hai piacere, va bene? Io sono anni 70, quindi e allora sei l'uomo perfetto, rocchissimo, bravo Umberto. Grazie Umberto Brindani, buon lavoro, ci sentiamo grazie presto a voi, grazie a voi. Ciao.